Allora, il bel pensiero che oggi vi voglio raccontare è quello che hanno fatto a Carpi per quanto riguarda la settimana del dono, esattamente nella giornata del 4 di ottobre, dove per una serie di motivi proprio casca quella che è l'ufficialità della giornata del dono. Ecco, qua in questo caso vediamo protagonisti la Fondazione Casa del Volontariato di Carpi, l'Associazione Servizi per il Volontariato di Modena, con il patrocinio della città di Carpi. Allora, adesso vi faccio ascoltare le voci dei protagonisti, ma avremo degli ospiti speciali che vi racconteranno un sacco di cose su che cos'è il volontariato e che cos'è il dono. Si celebra oggi la giornata del dono in tutta Italia e noi, che siamo una fondazione che segue il volontariato, non poteva mancare in un'occasione del genere, dove la gratuità, il donarsi, il dare tempo agli altri, dare attenzione alla comunità è l'elemento fondamentale, e noi vogliamo ribadire che per la nostra comunità è fondamentale che ci sia gente che si dedica agli altri. Le associazioni sono coinvolte e lavorano sul territorio tantissimo durante tutto l'anno. È chiaro che questa settimana è un momento particolare, dove il dono diventa anche qualcosa che tu dai, ma puoi anche non ricevere niente in cambio. Qui deve passare questo messaggio: il dono non deve essere uno scambio, il dono è qualcosa che ti viene dal cuore e non puoi e non devi pretendere niente in cambio. E se riusciamo a far passare questo messaggio, allora la nostra intera società può diventare molto più solidale. Proprio i ragazzi più giovani, che sempre più invece sentono questa comunità che si disgrega e si isola, sempre di più hanno bisogno di capire che cos'è il dono, che cos'è lo stare insieme agli altri e donare un po' di tempo e di se stessi per il bene di tutta la comunità. Io credo che i nostri giovani, i ragazzi e le ragazze della nostra comunità siano molto meglio e molto di più di quello che tante volte li si descrive. Sono persone attente, che hanno voglia di fare, serve semplicemente delle istituzioni e tutti gli adulti che li ascoltino. Ma che cosa dicono i bambini in merito al dono? Ecco un bel indovinello, te lo scrivo in stampatella, è una piccola attività ma di grande utilità che può aiutare tanta gente senza avere in cambio niente. E vuoi fare azioni buone, cogli ora l'occasione, è un'imperdibile opportunità per regalare felicità. Vuoi sapere che cos'è il volontariato ed è ciò che fa per te. Hai capito, complimenti, brava, questo l'hai scritta tu insieme alla tua amica e quindi in fin dei conti per voi con questo bello scritto che cos'è il dono? Per me, cioè per noi il dono è una cosa speciale perché non la puoi prendere, ma puoi solo riceverla e è diversa a seconda della persona a cui la fai. Il volontariato per me è un aiuto che si dà senza chiedere nessun tributo. Il volontariato per me è un gruppo di persone che ti accoglie senza esitazione. Il volontariato per me è dedicare ogni tua azione per illuminare le giornate di altre persone. Wow, bravo Alberto, l'hai fatta insieme a Giovanni questa poesia. Ma alla fine allora, che cos'è per voi il dono? Per noi il dono è un bene prezioso che va dato a ogni persona. Tu lo fai? Sì, quando mi capita sì. Bravo. Il volontariato per me è una casa aperta a tutte le persone che ne hanno bisogno. Il volontariato per me è una porta che si apre sempre quando c'è una richiesta. Il volontariato per me è un cuore pieno di amore per chi è solo. Wow, che bella, l'hai scritta tu, eh? Bello, quindi che cos'è allora il dono? Per me il dono è una cosa molto bella, diciamo, che si fa alle altre persone senza richiedere niente in cambio. Quando tu l'hai fatto, qual è stata la tua emozione nel poter fare questa azione nei confronti del tuo prossimo? Gioia e soprattutto aiuto per chi ne ha bisogno, veramente. Invece adesso vado ad ascoltare in piazza che cosa mi raccontano le persone sul dono. Quando uno dona qualcosa a qualcuno, che cos'è? Che atto è? È grandissimo. Cioè è un dono che si deve accettare e si deve accettare con tutto il cuore. Lei ha donato? Tante volte. Sì? Qual è la gioia più bella? Quella di ricevere o di dare? Oh, di dare. Qual è la cosa che lei pensa di aver donato con più gioia? Ma quando faccio anche delle elemosine, diciamo. Tu hai mai donato qualcosa a qualcuno? Sì. Provi più soddisfazione nel donare o nel ricevere? Ma come si può dire?
Io dono, sono contento, ma quando ricevo anche sono contento anche quando ricevo. Qual è una cosa che hai donato che ti ha fatto proprio piacere è donare a un'altra persona? Io so che quando ho donato mia moglie, che ci ho donato la fede, quello lì per me è stata una soddisfazione immensa. Dopo non mi ricordo ancora. Però lei te ne ha dato un altro uguale a te. Capisci? Ti dà più soddisfazione nel... brava, nel ricevere o nel dare, perché sembra molto spesso questa è una bella cosa. Molto più nel dare che nel ricevere, specialmente non so, con i nipoti, con le persone più care, insomma, che ci tiene. Ecco, la soddisfazione quando ti capita, a un nipote ti è capitato di donare comunque, che anche non sia una cosa materiale. Tutti i giorni doniamo perché li abbiamo sempre in casa e perciò... Questa è una condizione che, beh, quello è un grande dono. Certo, certo, la sera siamo molto stanchi, però va bene. Stanchi ma soddisfatti. Certo, moltissimo. E allora avete capito quante belle cose si possono tirare fuori da una parola, pensate, di solo quattro lettere, che è dono. Hanno parlato i bambini, le persone per strada e tutti gli amici di quelle che sono le associazioni e le fondazioni. Perché? Perché poi tutto sommato questa è una giornata che va sottolineata. E credetemi, è porsi in una maniera positiva proprio verso il nostro prossimo è una cosa che non ha valore, e credetemi, in realtà non ha valore, perché non è poco, perché il dono è veramente immenso.